raga, oggi saltiamo in sella alla nuova Kawasaki 250 4 tempi. Vamos! Eccoci raga, con la piccola KX. È arrivata nuova di pacca lo scorso anno, nel 2021, e tra le novità più importanti sicuramente la frizione idraulica e finalmente, devo dire, anche l'avviamento elettrico. Io l'avevo già guidata, mi ero divertito, la moto mi era piaciuta davvero tanto e come avete visto tutti, sia nel Supercross che nel Mondiale MX2 le cava sono andate forte, le moto andavano bene e appunto Kawasaki per questo 2022 ha scelto di cambiare davvero poco, quindi devo dire, moto che vince non si cambia. Quindi confermato il caratteristico sistema di iniezione a doppio iniettore che garantisce un po' la forza in alto, ai medi e ai bassi regimi, aiuta un po' su tutta la curva. Com'è? Rabbioso sotto? Ma devo dire niente male raga, con qualche bella sfrizionata in più la moto esplode, esplode per davvero. E le tradizionali molle liquidali sono state sostituite dalle molle a disco conico. Ma già questo è successo lo scorso anno. Certo, il resto del gioco lo fa il comando idraulico. Il feeling è immediato e lo stacco è preciso durante tutta la guida. Poi, devo dire, ergonomia da incanto. Con il modello 2021 arriva una seduta filante e snella, che ovviamente se la ruba dalla sorella maggiore 450. Ora, novità 2022. Il look è completamente rivisto, una grafica nuova, con tanto di sbaffo oro sul convogliatore. Vabbè dai raga, è un po' più stiloso. Parliamo di moto standard, originali, e le valvole in titanio con fasatura delle alzate dell'albera cam regolate alla perfezione. Una spinta che difficilmente troviamo sulla moto standard. Poi ci sono le tre mappe, ovvero i tre connettori della centralina, che permettono di modificare la risposta e l'erogazione del gas, ma questo ve lo spiegherò dopo averla provata. Vi anticipo solo che per gli amanti della messa a punto è disponibile anche il KX FI, il Calibration Kit, che permette di regolare le mappature senza l'uso del PC. La componentistica ovviamente è sempre di primo ordine, confermata la classica Kayaba a cartuccia chiusa da 48 mm, con l'ammortizzatore posteriore sempre Kayaba, mentre l'impianto frenante è stato affidato a Nissin, con il disco anteriore da 270 mm e quello posteriore da 240. Il manubrio ha la possibilità di essere adattato alle esigenze del nostro pilota, grazie a quattro comode posizioni dei riser, e anche le pedane possono essere modificate in due diverse posizioni. Insomma raga, davvero pochissime modifiche per questa versione 2022, ma sono tante attese le modifiche per la versione 2023. Noi non vediamo l'ora di metterci il sedere sopra, provarle e vedere come vanno per davvero. Intanto vi lascio qualche piccolo spoiler qui sotto, il link in descrizione. Se però la febbre verde vi ha già contagiato e non volete aspettare le moto nuove, questa moto versione 2022 è in concessionario al prezzo di 8.840 euro. Ok raga, adesso giustamente volete sapere come va questa cava. Dai, saltiamo, sono saltato in sella, la moto in generale mi è piaciuta, devo dire bella. Una cosa non mi ha fatto impazzire, appunto questo manubrio alto, non ti aiuta tanto, perché appunto la moto è un po' seduta dietro, è una caratteristica appunto di Kawasaki. Con questo manubrio bella, quando sei sul veloce, sul dritto, che metti la moto a cannone, nelle buche, poi Ottobiano era un po' bucata, quindi la moto seduta dietro ti può aiutare. Quando magari devi curvare, che non c'è il canalino, ti mette un po' di difficoltà, questo manubrio alto un po' ti senti un po' seduto e fai fatica a curvarla proprio lì. Però in generale in una pista magari un po' difficile mi è piaciuta. Anche le sospensioni sono belle, pista un po' hard, la moto sta abbastanza composta, soprattutto sul dritto, come dicevo prima, è bella. Davanti monta Kayaba classica a molla, personalmente è la forcella migliore che si può montare per me.
Anche il mono devo dire che mi ha convinto, bello, soprattutto sul dritto, mi piace davvero tanto questa moto sul veloce. Nel complesso il bilanciamento è abbastanza buono, la moto si comporta bene, non fa scherzi, il pacchetto iniziale è buono, diciamo che è un po' racing, mi piace, è la moto che salti sopra, se vuoi spingere un pochettino puoi farlo, mi sono divertito a spingere. Passiamo alla parte del motore. Motore spinge, la moto va abbastanza forte, devi farla un po' cantare, devi tenerla un po' su, non sbagliare marcia, quello è importante, sempre marcia giusta, allora la moto ti porta fuori bene in curva, quindi devi usare marce un po' corte, tante curve le facciamo in seconda, devi tenerla su, devi giocare con la frizione. Parlando di frizione, frizione idraulica, funzionato da Dio, io ci giocavo nella sabbia, ha tenuto, quindi devi giocare un po' frizione, cambio, bello. Kawasaki ha scelto di non inserire il tastierino sul manubrio per cambiare le mappe, ma diciamo è rimasta il classico spinotto. Noi siamo partiti con il verde, che è lo standard, in generale è quella un po' più, ti aiuta un po' dappertutto, non spicca da nessuna parte. Appunto, come dicevo prima, bisogna giocare un po' con le marce, quindi sotto un pochettino manca, però devo dire che ha un bel allungo e in sé lavora bene. Poi abbiamo quello nero, terreni un po' più hard, quando vai a girare sul secco, duro, lei ti aiuta, risposta del gas è leggermente più morbida, allunga la moto, in generale è un po' più tranquilla. Poi abbiamo quello dei terreni soft, quando vai sul molle, in questo caso come Ottobiano, la moto si è comportata bene, risposta del gas un po' più cattivella, devi giocare con le marce, devi buttargliela dentro prima, che allunga leggermente meno. Che dire, generale il motore è bello, piace. Spinge, devo dire che tra tutte le giapponesi mi ha convinto tanto, spinge davvero tanto. Una cosa che non mi ha fatto proprio impazzire sono i freni. Allora, prima di tutto parliamo in generale, i freni anteriore e posteriore lavorano bene. Allora, il davanti devo dire che mi è piaciuto, blocca, a me piace il freno che è bello secco davanti. Dietro devo dire lavora bene, frena forte, fin troppo forte, e in tanti casi sono arrivato in curva, fa quel colpo che blocca la ruota posteriore. Personalmente non mi fa impazzire, è ovvio che è una moto che ho preso in mano oggi, quindi ti devi un po' abituare. In generale, che dire, la moto Kawasaki spacca, mi sono divertito un mondo, ho tirato delle belle pieghe, curve da paura, è bella, soprattutto se spingi sul dritto, come dicevo prima, è figa, cioè ti dà quella confidenza di entrare nelle buche a cannone e via. Ok raga, se veramente questa moto vi ha convinto e volete sapere di tutto e di più, andate sul sito getdirt.it. Questo era il video YouTube, ora arriviamo con Instagram, stories, post, reel, spacchiamo. Vedete un po' le pieghe che ho tirato. E lasciate un commento, soprattutto qui sotto nel video YouTube, che a noi fa sempre piacere. Raga, questo è da tutto da Edo, ci vediamo alla prossima. Bella!